ieri sera si è rotto il tavolo di trattativa al Ministero, e perché non si è trovato un punto d'incontro, le distanze sono lontanissime fra azienda e organizzazioni sindacali. Praticamente l'azienda ci chiede un percorso che prevede licenziamenti e riduzione dei salari senza che in maniera molto parziale l'utilizzo degli ammortizzatori sociali. E stamattina poi, mentre venivamo a fare l'assemblea, abbiamo saputo che l'azienda stava chiamando individualmente i lavoratori per comunicargli, se da quello che abbiamo capito, poi non abbiamo, abbiamo parlato con le dirette interessate ovviamente, che le persone venivano o meno, cioè venivano, erano nel gruppo che, delle persone che dovevano essere recuperate, riassunte. E a quel punto abbiamo subito comunicato lo sciopero all'azienda, siamo usciti, abbiamo cercato di incontrare l'azienda, ma praticamente siamo entrati e dopo 5 minuti di monologo della proprietà di Saverio Greco se ne sono andati, noi siamo rimasti lì tentando di riaprire una sorta di tavolo, ma non c'è stato verso. Da quello che abbiamo capito, ho minacciato probabilmente da domani l'apertura di alcune delle procedure per lo supero personale. Ovviamente stiamo a vedere, insomma, stiamo decidendo ora se continuare con lo sciopero o aspettare le eventuali decisioni aziendali.